Giuseppe Cuzzola, eccolo qua. Bellissimo. E andiamo adesso a premiare la 1006, sempre con il podio. Terzo classificato, Nicola Almirante Paola. Andiamo a premiare anche il secondo classificato, non so quante volte sia salito qui sul podio, Francesco Ferragina. Si sta scusando ancora. Esatto. E andiamo a premiare il vincitore, Giuseppe Cuzzola. Tre piedi pesanti, caro benvenuto. Ma veramente pesanti. Eccoli qua, eccoli qua. Ci hanno regalato uno spettacolo di quelli extra spettacolari. D'altronde loro sono molto attivi nel campionato italiano velocità montagna e qui alla Santo Stefano Gambari stanno prendendo punti TVM in vista della finale che si svolgerà nel mese di ottobre ad Orvieto, quindi tanto fermento per la gara ovviamente. È grande, in bocca al lupo a partire già da adesso per questo importante appuntamento dei nostri amici. Assolutamente. Allora, all'anticamera del podio, quindi in quarta posizione, abbiamo Giuseppe Cuzzola. Giuseppe Cuzzola che vince, tra virgolette, anche tra le vetture con motori moto, una categoria ben ambita. E qui rullo di tamburi perché si sta avvicinando il podio. Siamo sul podio, siamo già al terzo gradino. Dai, dillo tu questo, dai. E lo dico io. Perché l'avete già detto, il tris dei piedi pesanti. Il tris degli alieni, vogliamo dire. Esattamente. Primo rilievo, Carmelo Scaramozzino. Terzo posto, assoluto. Seconda posizione, assoluta, per Domenico Scola. E io direi... Aspettiamo che arrivi lui perché adesso è il primo. Adesso è il primo. Mi sembra di averlo già intravisto qui sotto. Sì, l'ho intravisto, piccolino, timidino. A me non sembra timidino. Non sembra, non sembra troppo passivo. Sì, la sua sella Pia 2000, Honda Turbo di Gruppo E2 Sport Car 2000, gli permette di vincere la classifica assoluta della 43esima cronoscalata Santo Stefano Gambari, Luigi Mazzino! E io direi anche in questo caso, prima che strappano lo champagne e quindi ci fanno il bagno di cortesia, io direi al buon Luigi Fazzino, alzate la coppa nel frattempo, alzate la bella scalpitante, bella alta,